Le festività di Natale sono una bella occasione anche per tornare al cinema. Che cosa proponete nelle vostre sale? Allora, innanzitutto per noi è molto importante che le persone tornino al cinema e che vadano al cinema, indipendentemente dalla struttura, indipendentemente dal luogo, dalla sala. Certo, poi se venite anche al Masetti siamo contenti, però è bello perché Fano, che è la terza città delle Marche, ha un'offerta cinematografica cittadina variegata. Ci sono tanti film da scegliere, che vanno dai blockbuster ai film per bambini, passando per gli autoriali o per le famiglie. Nel caso specifico del Masetti noi avremo una triplice offerta, ovvero per bambini con il cartone animato della Disney Wish, Wonka per le famiglie, storia di Willy Wonka, insomma si racconta di quando Willy è diventato Wonka o Wonka è diventato Willy. Comunque insomma sarà un film particolarmente dolce e poetico. E poi abbiamo un'offerta autoriale con il film di Michael Mann, Ferrari, e One Life dal 27 di dicembre. E tanti altri film, insomma noi poi adesso non stiamo qui a raccontare tutto nel dettaglio, ma le nostre programmazioni sono continuamente aggiornate sul sito www.masetticinema.it. Quindi tanti titoli passano per la città, nelle sale cinematografiche cittadine, quindi il pubblico ha solamente l'imbarazzo della scelta. Inoltre state anche lavorando a tanti altri progetti. Bene, noi veniamo dalle colazioni alle 6 di mattina, dei film alle 6, piuttosto che ad incontri con le associazioni. Ieri sera ne abbiamo avuto una in collaborazione con la Diocesi e l'associazione Migrantes, che parlava insomma di accoglienza. Abbiamo altre iniziative in cantiere che stiamo definendo e che presto racconteremo alla città. Ci teniamo particolarmente a ringraziare in questo nostro anno e mezzo di riapertura tutta la cittadinanza fanese, che sempre di più si riavvicina e riaffeziona alla nostra sala. Noi cercheremo di non deluderla e di continuare ad offrire il meglio che riusciamo insomma a prendere dal mercato cinematografico e riportarlo in città.